Secondo me no. Guarda. Vediamo. E infatti no. Carretti, Minecraft Madness. Se vogliamo fare gli international. E ti ricordi Carretti Makers qualche giornata fa, qualche match fa, che cosa è successo? Mi ricordo, sì. I tre mid. È successo che erano impazziti i Makers e avevano messo una coppa un po' particolare. Sì, sì. Ma anche oggi, insomma, di nuovo questo... Più o meno. Io veramente devo chiedere a Maru perché. Sì, sono curioso pure, quindi quando glielo chiedo... Io avrei messo un thrower. Tra l'altro era in chat prima. Maru, fammi sapere perché 8 bit qui. Che sicuramente è un discorso che non ci arriviamo noi al loro certo, pensiero. Chiaro. Allora, hanno cambiato comunque qualcosina perché... Secondo me qui un thrower è fondamentale. Sì, sono d'accordo con te. Ma soprattutto hanno fatto almeno un cambiamento perché hanno Leandro con Carl... E nella partita dell'altra settimana, quando hanno perso, avevano 3 mid. Quindi un mini cambiamento c'è stato, ma sempre Piper e 8 bit. Ed infatti stanno avendo difficoltà. Sono comunque in netto vantaggio i Clash Quit. Sì, perché il thrower ti dà davvero un fastidio. Anche se c'è il link con Piper, che guardalo, addirittura si avvicina a Barley, certo. E dice: guarda, io vengo un attimo qui, poi volo via. Quindi adesso comunque con il muro spaccato e con le gemme a Qtsax potrebbe... sì. Ma adesso che le gemme le ha uno che dovrebbe tenersi la lane, potrebbe essere complicato per i ragazzi di Clash Twit. Secondo se me contro i link con Piper sì. Però ecco qui, cioè adesso... Carretti! No, non riesce Leandro, ha provato Leandro. Vediamo, perché qui sarà difficile... La differenza qui l'ha fatta Maxine, che secondo me è molto buono su questa mappa, attualmente in meta, e l'ha fatta Barley, appunto il thrower. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vegas con Bombardino ha veramente zonato di continuo gli avversari. Io provo a buttarla lì, secondo me i Makers stavano aspettando che Piper riuscisse a spaccare magari i due muri principali in cui si nascondevano la Maxine e il lanciatore, ovvero Bombardino. Ma non è arrivato, è arrivato soltanto all'ultimo, proprio nel momento in cui in realtà sembrava che i Makers stessero ribaltando la situazione. Invece poi ci sono state delle giocate di là, sia da parte della Maxine che appunto lo stesso Bombardino con Vegas, che ha zonato veramente molto bene gli avversari, ha avuto vita facile. E attenzione ragazzi. Abbiamo risbagliato tutte e due previsioni. Non capisco. Boh. La comp è veramente molto particolare. Sto pensando a quell'8 bit. Sì, no, ci sto pensando anch'io. Non riesco a capire. Cioè, io non lo userei mai, ma magari ecco. Se proprio lo dovessi usare, andrei a usare mid, capito? Non lì dietro. Sì, senza la Viper, però. Poi ovviamente potrebbe essere una mancanza mia, Chiaro. Magari è OP. Chiaro, però le uniche due partite in cui sono andati a perdere, perché mi sembra che anche l'altra partita la persero, se non sbaglio. Sì. Mi sembra che le uniche due partite che hanno perso in Arraffa Gemme le hanno perse per colpa di questa comp. Ribadisco, questa settimana hanno provato a cambiare qualcosina perché c'è stato un Carl al posto di, non mi ricordo, che avevano utilizzato Eugenio come altro mid, come terzo possibile. Non ricordo. Mi sembra Pam, non vorrei dire cavolate. O Pam o Eugenio, qualche altro mid, insomma, raga, e invece niente. Comunque vediamo se con la seconda partita di Arraffa Gemme Makers saprà rispondere a questa sconfitta. L'andiamo a scoprire subito in arco doppio e vediamolo. Probabilmente. Ed eccolo lì. E Makers, posso dire, altra scelta azzardata, non c'è Ems. Sì, però diciamo che al posto di Ems abbiamo una Pam e Tara, che secondo me su questa mappa è davvero davvero forte. Assolutamente sì, tutte e due ottimi brawler. Qui a differenza di prima ovviamente parliamo invece di due comp ottime comunque. Ma la Ems contro la Tara di Maru, che sta laggando. Maru, stava fermo? No, ok, adesso pusha. Non... Sì, secondo me però Tara ci può stare, cioè questa sì. Non è una scelta che non condivido 8 bit lì, sinceramente. Qui sì, guarda sì. Link.
Sì, assolutamente, assolutamente. Gran giocata di Link che era andato a pushare, qui si riprende il centro. Abbiamo un vantaggio Makers e qui Maru va nuovamente a togliere Ems, perché comunque se giocata bene Tara può contrastare molto bene Ems, soprattutto nei cespugli quando Ems magari non si aspetta una pushata del genere, proprio come è stata adesso. Qui Maru tra l'altro si ricarica nuovamente la ulti. Maru sta facendo la stessa mossa ogni volta. Aspetta King Nico con Ems, la uccide con la ulti, si ricarica la ulti con gli avversari che ovviamente possono solo che star lì dietro il muretto e li va a far fuori. Quindi qui alla fine la scelta di Tara si è dimostrata essere fondamentale. Quindi un GG a Maru. Guarda, ti devo dire, condivido. Condivido questa volta la scelta. Sì. Secondo me Tara e Ems sono due brawler che si possono sostituire a vicenda. Infatti migliore Maru, tra l'altro. Quindi sì, ci sta. Sì, no, Maru ha giocato molto bene e anche laggato, tra l'altro. Eh sì, a me se sembrato... Se non avesse laggato sarebbe stata ancora più marcata la differenza, perché avrebbe ucciso quella Ems in tranquillità. Sì, perché comunque, come dicevo prima, Tara potenzialmente, a mio avviso, miglior brawler del gioco. E ha la ulti più utile del gioco. Sì, c'ha veramente una ulti spaventosa. E infatti non a caso è una delle ulti che si ricarica più lentamente in game, eh. Cioè, ricaricare la ulti con lei è difficilissimo. Infatti va utilizzata con molta parsimonia, ragazzi, perché non capita tutti i giorni di ricaricare le ulti con Tara. E Taru qui, cioè sì, Taru, ho unito Maru e Tara. Taru, Maru ha giocato molto bene, perché ha zonato la Ems, l'andava sempre a grabbare, perché la grabbava, la hittava, quindi recuperava secondo me metà, tre quarti di ulti. Ovviamente la Pam e Eugenio giocano dietro i muretti, lui lo sa, si mette lì di lato, li hitta, recupera la hit, dice sai che c'è, io me ne sto qui, aspetto che la Ems sale e la riprende. Infatti è successa tipo tre volte la stessa cosa, non so se ci hai fatto caso, e lì sì, hanno vinto la partita, lì hanno assolutamente vinto la partita. Addirittura l'unico errore, tra virgolette, perché quello era palesemente un lag, sì, che c'è stato su quella lane di sinistra, è stato risolto da Link, che ha fatto il giro, è andato ad uccidere Ems ravvicinata, in maniera ravvicinata. Vero, ha ucciso sì, l'Ems sulla bravo. Sinistra e ha ripreso il centro in maniera incredibile. Quindi GG, veramente GG. Ti sto lanciando una mina? Dai, lancia me sta. Tu pensali col gadget, di Ems, ti si avvicina Genio. Oh. Tac, allontanato. Lo allontani. Prendi tutte le gemme, ciao. E fai 500 di danno, eh. Ricordiamo che Ems con il gadget, oltre a respingere gli avversari, farà anche 500 di danno, che non sono da sottovalutare, eh. Non sono da sottovalutare. No, 500 di danno più 3 hit. Ma a parte sovrapposte. Sì, ma sciogli chiunque. Con Ems anche con 2 hit probabilmente sciogli chiunque. Giusto i tank magari riescono a resistere a 2 hit di Ems. Ems se ti prende pieno ti squaglia, infatti non a caso comunque è molto utilizzata soprattutto in arco doppio, come stavamo dicendo prima. E dunque avremo una terza partita in Arraffa Gemme, quindi non c'è stato il 2-0 secco che avevamo predetto noi, quindi nuovamente smentiti, signor Nemos. Niente, questa sera proprio non ci pigliamo. Ci sta, ma io sono contento quando vengo smentito, in realtà. Addirittura. Ho detto no. 2-0, ho detto così almeno magari va un po' più lunga e vediamo un ricercati finalmente. Abbiamo avuto solo due ricercati in tutto il campionato. Vero, siamo alla quarta giornata, abbiamo visto soltanto due volte ricercati, che tra l'altro ci ha regalato delle emozioni incredibili, soprattutto in Prateria dei Serpenti. Bello. Soprattutto in Prateria dei Serpenti, ci tengo a sottolinearlo. Lucas, Grabbino, tattico. Eh sì, esatto. E chi lo sa, perché adesso abbiamo un uno pari in Arraffa Gemme. Questa partita decreterà il vincitore del set, quindi andremo a vedere se Makers si porterà a casa il primo set oppure clamorosamente i Clash to Hit, e poi se ne andranno a giocare in Foot Brawl, che chi lo sa anche lì che cosa accadrà. Non lo so in realtà, ma aspettavo un 2-0 qui, non è arrivato, quindi ormai mi aspetto di tutto. Assolutamente. Mi aspetto davvero di tutto. Entriamo in game, eccoci. Tra l'altro l'altra volta i Makers hanno vinto sempre 2-0, 2-1 in Arraffa, non ricordo, perché comunque hanno vinto sempre tutti i set. Ma la cosa che ricordo è che i totem l'hanno messi molto in difficoltà. Se ricordi erano proprio i totem a mettere completamente in difficoltà i Makers. E qui Vegas con Leon, come me lo commenti? Vegas con... Io qui l'ho rankato ieri su questa mappa. Mi sono trovato davvero davvero bene. Probabilmente avrà la star power della cura, che ti permette di poter recuperare gemme e tornare in base con 1000 di cura al secondo. Quindi no, è una scelta che ci può stare.
Assolutamente sì, è la prima volta che vediamo Leon proprio in generale, se non sbaglio. Possibile che in questo torneo è la prima volta che viene giocato? Probabilmente sì, forse eh. Sì. Probabilmente sì. Comunque, parlando degli altri brawler, invece abbiamo Tara e Piper da entrambe le parti e abbiamo Maru con Spike, quindi altro brawler leggendario. Ma qui ho paura. Vegas. Ma io qui ho paura. Hai visto? Vegas con la ulti. Sì, ho visto Vegas con la ulti, ma io ho avuto la sensazione che per la seconda volta Link laggasse. Ho avuto come la sensazione che laghi. Però sì, comunque ottima giocata da parte di Vegas. Che sta facendo un lavoro nei Vegas. Sì, sì, assolutamente. Ha tolto prima quella Tara che non se l'aspettava proprio. Poi se l'ha visto all'ultima, ha provato a fare la ultima, non c'è riuscito. Cioè c'è riuscito, ma era già praticamente morto. Sì, era morto. Senza praticamente, era morto. E qui vediamo tra l'altro Leon può dare davvero fastidio. E infatti stavo proprio per dire quello. Guarda quanto ha dato fastidio. Qui non si l'aspetta. C'è Vegas che pusha Leandro. Qua è stato bravo. Dicevamo proprio l'altro giorno quanto sia difficile comunque giocare la ulti all'ultimo con Piper, eh? Quindi qui Leandro veramente dei riflessi sì. Ottimi. E vanno in vantaggio. Qui Leandro. Credo che vadano anche a vincere. Sì, qui Leandro bravo ha fatto Leandro, bravo soprattutto Link che ha chiuso bene. Assolutamente, qua ha fatto pure una hit, aveva ancora la ulti Leandro, quindi poteva scappare tranquillamente. E qui i Makers, nonostante la piccola sbavatura della partita di prima e che quindi sono andati a perderla, comunque si portano a casa il set e possono ancora vincere tranquillamente 2-0 e rimanere a punteggio pieno. Ma chi lo sa, perché comunque con questi clash tweet che in ogni partita hanno messo in difficoltà i Makers, in Foot Brawl vedremo un attimino quello che può accadere, perché può accadere veramente di tutto a mio avviso, soprattutto in Foot Brawl. Sì, Foot Brawl è una modalità randomica, nel senso può vincere chiunque contro chiunque, ma se sei organizzato bene, se giochi di squadra, difficilmente vai a perdere. E soprattutto se prendi alla sprovvista gli avversari tipo Clash con Frank, Poch e Maxine. Cioè... Vabbè, quello è un caso particolare. No, dai, quello non lo so, non so se poterlo prendere come esempio. No, no, era per dire però. Anzi, sì, no, sto pensando perché in realtà è andata benissimo. Però boh. No, veramente io sono rimasto esterrefatto. Tasso di difficoltà molto molto alto. Sono rimasto niente cioè se la sono rischiata lì Clash, eh. Se la sono rischiata parecchio, Ora vedremo invece la partita tra Makers e Clash Tweet in Foot Brawl. Vediamo se i Clash Tweet riusciranno a mettere così tanto in difficoltà i Makers come hanno fatto anche in Arraffa Gemme. Ci tengo a sottolineare questa piccola difficoltà che sta avendo ad ogni partita in Arraffa Gemme Makers, perché non è la prima volta che soffrono parecchio proprio in Arraffa Gemme. In Foot Brawl invece, da quel che ricordo io, poi potrei sbagliarmi, hanno sempre dominato. Non lo so. Non so che cosa aspettarmi sinceramente a questo Foot Brawl dopo aver visto come hanno giocato i Clash Tweet in Arraffa Gemme, soprattutto in una modalità come Foot Brawl. Vedremo. Boh, io adesso come adesso mi aspetto sempre una vittoria dei Makers. Sì, quello sì. Però chi lo sa? Staremo a vedere, chi ce lo può dire? Solo il campo, solo la partita, che tra l'altro andremo a vedere tra pochissimo. Adesso stanno scegliendo le comp, stanno scegliendo la mappa e credo che è veramente questione di secondi e saremo in partita. Tu dai, facci sto predict e rimani sempre sul 2-0? Sì, comunque a mio avviso o 2-1 o 2-0 andranno a vincere i Makers questo Foot Brawl. A mio avviso sì. Tu? Che ci dici? Probabile. Io guarda, ti dico così. Spero nella vittoria... dei Clash Tweet per vedere un ricercati finalmente. Dai. Ok. Basta. Ok. Basta 2-0. Stop 2-0. Hashtag stop 2-0 in chat. Anche perché ricordiamo che nella prima giornata ci sono stati 2-2-0 e 2-2-1, che sono stati gli unici del campionato, e poi seconda e terza giornata sono stati tutti 2-0, tutti 2-0, senza sbavature da parte dei vincitori, e quest'oggi per adesso sta continuando un po' su quella strada, perché abbiamo visto appunto come i Clash abbiano vinto 2-0 contro i Raccoon, anzi scusatemi, e poi gli Outplayed 2-0 contro appunto i Totem secco. E per adesso i Makers sta vincendo 1-0, quindi chi lo sa, come hai detto tu prima, soltanto il campo potrà risponderci, e direi che è arrivato anche il momento, è arrivato il momento di andare in campo in Foot Brawl. È arrivato il momento di entrare in partita, eccoci qui.
Altra mappa. Vediamo comunque una Ems di King Nico, una Tara da parte di Leandro, Link con Brock, l'abbiamo visto anche nella partita precedente, Maru con Spike, ma abbiamo Spike anche dall'altra parte con Vegas, e poi c'è Qtsax con Eugenio. E l'ultima giornata, se non sbaglio, Qtsax con Eugenio ci ha fatto vedere delle cose molto, molto, molto interessanti. Sì, sì, Qtsax è davvero, davvero bravo con Eugenio. Chissà se ce le farà vedere anche questa sera delle belle giocate. Qui, se non sbaglio, no, non era la comp che abbiamo visto nei Clash. C'era sì Brock, che è una scelta sempre Brock Tarapam, se non sbaglio. Sì. Mamma mia, qui Link che hit che fa dare a King Nico, lo mette one shot. E qui abbiamo Qtsax, l'abbiamo detto poco fa proprio, che con Eugenio ci sa fare il signor Qtsax, ma qui non riesce a metterla dentro. Maru? Allora, in serio? Qui Maru ha tirato la gamba in avanti, cioè nel senso, come ha fatto a parare? Sembrava gol. Incredibile. Tra l'altro, qui a mio avviso Qtsax non è riuscito a tirare subito, proprio per il discorso di prima, che dicevamo che comunque Eugenio ricarica i colpi veramente molto molto lentamente. A mio avviso qui non ha fatto in tempo a ricaricarli. Che bella ulti qua di Leandro. Sì, sì, assolutamente. E qui adesso King Nico è chiuso, deve provare a difendere in tutti i modi. Maru di là sta litigando con Vegas, stanno giocando una partita a parte praticamente. E qui grosso grab da Vegas, parte di Qtsax. Sta giocando davvero bene. Sì, sì, Qtsax partitone per adesso per lui. Infatti i Makers non riescono ancora a buttarla dentro. Tra 30 secondi partiranno i supplementari, in caso in cui ovviamente la partita rimanesse sullo 0-0. E ovviamente ricordiamo che con i supplementari andrà a spaccarsi completamente tutta l'arena, e lì potrebbe cambiare qualcosina. Vediamo, vediamo. Guarda, i supplementari vedo favoriti i Makers per la scelta di Brock. Sì. Che essendo un long range ti puoi trovare avvantaggiato. Anche per Tara è un'ottima situazione. Però attenzione qui, attenzione qui. Io qui vedo un gol, No, ha sbagliato con il tempismo. Ma poi riesce a buttarla dentro. Eccolo qui, arriva. Ha sbagliato un secondino il tempismo Qtsax. Per fortuna per lui c'era un Vegas prontissimo lì, cinico, davvero bomber. La butta dentro. E attenzione perché Clash Tweet per la seconda volta battono appunto in una partita i Makers, e adesso i Makers, come prima nel Raffa Gemme, sono chiamati a vincere due partite di fila se vogliono fare ovviamente una vittoria pulita come al loro solito, ovvero 2-0 nei set. Però ribadisco, devono vincere per forza due partite di fila adesso in Foot Brawl, perché dovessero vincere una partita di Clash Tweet si vanno a portare a casa un set molto molto importante contro appunto in quel Makers. Caso andremo ricercati. Sì, e tra sì. L'altro poi in caso di vittoria dei Makers e di ricercati andrebbero sotto e lascerebbero gli outplayed per ora in testa da soli. Sì, in quel caso per la differenza mappe. Esatto, in quel caso andremo a vedere degli outplayed a punteggio pieno e l'unico team che per adesso non ha lasciato spazio neanche per un set agli avversari. E i Makers si vanno ad accodare tra virgolette con Clash e Outsiders, che invece hanno concesso un set a testa insomma agli avversari. Tra parentesi, gli Outsiders che comunque devono giocare dopo, e tra parentesi anche i Makers devono ancora finire questa partita, quindi chi lo sa se il sogno di cui stavamo parlando a inizio streaming non ce lo possono proprio far fare questi signori qui dei Clash Tweet e andare a vincere contro i Makers. Chi lo sa, abbiamo visto che possono far male. Stanno giocando davvero bene oggi. Non è scontato. Stanno dando molto fastidio agli avversari. Assolutamente sì. Molto fastidio agli avversari. E vediamo se continueranno. Qui in caso di vittoria, come hai detto tu, si porterebbero a casa il set e aprirebbero la strada ad un terzo set tutto da giocare. Sì, anche perché in questo caso sei sull'1-1 e quindi è come se si ricomincia. Anche perché ricercati è una modalità molto particolare, è sicuramente meno casuale rispetto a football, perché football veramente può succedere di tutto. Ma è una di quelle modalità in cui tutti i team, soprattutto nel competitive, giocano molto cauti, quindi tu puoi rimanere in vantaggio fino all'ultimo, poi all'ultimo secondo il team ti pusha e addio. Per esempio ai mondiali di Brawl Stars, alle semifinali, abbiamo visto come, e qui matematicamente, signor Nemos, circa il 90-95% delle partite venivano vinte dai team che erano in svantaggio fino agli ultimi 10 secondi.
tutti i team in svantaggio, sì, fino agli ultimi secondi, poi vanno a vincere perché vanno a pushare e si portano a casa le stelle per poter vincere la partita. Quindi raga, ricercate veramente una modalità tutta da giocare, assolutamente. Ricercati è tosta davvero, e ma io ti ho detto spero di vederla, dai, almeno una volta oggi. Almeno una, sì, almeno una volta, dai. Almeno. E questa potrebbe essere l'occasione giusta, eh? Sì. Ho detto, stanno nel set point. Anche perché i ragazzi di Clash to Hit. Sì. Anche perché farci tre giornate, perché ok, dobbiamo ancora vedere gli Outsiders contro le Manguste, ma tre giornate senza ricercati, insomma, solo 2-0. Diventa anche un po' triste qui la situazione. Detto ciò, stiamo entrando in partita, quindi per questa seconda partita di Footbrawl, che finalmente risponderà a tutti questi nostri dubbi. Che mappa abbiamo? La nuova mappa, ragazzi, è qui con bella. Noi andiamoci a gustare. Guarda che bella la palla. Mamma mia, ragazzi, che spettacolo. A me fa impazzire questa collaborazione c'è tra Paris Saint Germain e Brawl Stars. È davvero incredibile. Attenzione, molto che bella questa nuova mappa. Ricordiamo che loro hanno avuto soltanto oggi per provarla, quindi chi lo sa, chi lo sa. Infatti vediamo comp completamente diverse. Ecco, qui forse per la prima volta andiamo a vedere comp diverse. Sì, comp sì, diverse. E proprio perché è una nuova mappa, quindi raga, qui chi lo sa, chi lo sa chi riuscirà a sfangarla. Tra l'altro vediamo come per la prima volta Supercell aggiunge degli ostacoli praticamente sulla linea della porta, perché praticamente aggiunge tre ostacoli da una parte invece che i soliti due, e due dall'altra parte ma messi in verticale. È veramente una cosa abbastanza particolare da vedere. Guarda qui le mine di Bo fanno ad aprire praticamente tutto. E qui, attenzione, 1:20 per recuperare per i Makers. Eh sì, perché qui c'è stato un gran gol da parte di King Nico, perché le mine di Kuzax hanno aperto, King Nico ne ha approfittato ed è così che si va a portare a casa il primo gol. Quindi i Makers hanno 1 minuto a partire da ora per recuperare. Sarà difficile. Sarà difficile perché stanno giocando davvero davvero bene. C'è Kuzax che sta giocando molto bene lì con Bono, sta dando spazio agli avversari. Sì. Adesso nonostante venga grabbato, guarda, riesce a far indietreggiare già gli avversari. Assolutamente sì. Vero, vero, vero. Qui bravo King Nico che pur sbagliando il dash riesce ad uccidere un avversario, in questo caso Genio. E qui Vegas gioca una ulti anche a Barley. Bellissima. Qui ragazzi, GG! Finalmente! Attenzione! Attenzione ragazzi! Finalmente perché... ragazzi, è arrivato il momento! Clash to Hit si porta a casa il set contro i Makers. Abbiamo per la prima volta, bravo, i Makers che perdono un set. Quindi dovessero comunque vincere 2-1, non saranno più in testa alla classifica insieme agli Outplayed, che ormai matematicamente staccano tutti. E attenzione perché i Clash to Hit potrebbero essere, come stavo dicendo proprio poco fa, il sogno che stavamo aspettando. Soltanto il campo, ribadisco, ce lo potrà dire. E adesso sarà proprio ricercati, che ormai stavamo aspettando da un paio di giornate. Giusto un paio di giornate. Ma giusto un paio di giornate che equivalgono a 2 settimane, 2 lunghissime settimane. Sì, vero. Quindi, vero. No, tra l'altro, mappe che andremo a vedere, secondo me ci sarà Prateria dei Serpenti, sì, ci sarà Arena Stratificata. Arena Stratificata, assolutamente non so, sì. Magari chiediamo anche ai ragazzi a casa che ne pensano. Secondo me sono le due mappe che andremo a vedere. Sì, me anche perché così sono le due mappe che abbiamo visto fino adesso quando siamo andati a giocare in ricercati. Io non vedo l'ora di vedere Prateria dei Serpenti nel caso in cui appunto la scegliessero, perché ribadisco è la mia mappa preferita in assoluto, quindi molto, anche la mia. È molto bella da vedere. Chi lo sa, ragazzi, chi lo tra sa. Tra l'altro adesso con l'introduzione del gadget di Tara, esatto. Hai visto che disastro? Sì, eh? Sì, proprio quello ti volevo dire. Hai visto che disastro? Allora, ragazzi, Tara ha un gadget che se utilizzato fa vedere l'erba di tutta la mappa, fa vedere attraverso l'erba. Per 5 secondi i gadget li potete utilizzare 3 volte. Pensare. Ma allora, è devastante, ma a mio avviso non andrà a cambiare Bo, in Prateria dei Serpenti. A mio avviso non andrà a cambiare completamente Bo. Però chi lo sa, in competitive possiamo vedere veramente di tutto. Però vedremo Tara. Sì. Vedremo Tara sicuro. Sì, quello sicuro. Tara, 100%. Bo e Piper. Piper, sì. Secondo me sarà la comp più utilizzata. Tra l'altro qui vediamo, ecco qui,
doppio Bo, come ovviamente non detto. Prateria dei Serpenti, chiaro. Ormai la stavo dando per scontato, per quello non mi sono stupito quando l'ho vista. Allora, quindi l'unica differenza è tra i long range. Da una parte c'è Leandro con Piper, dall'altra sì. Vegas con Brock. Sì. Se dovessi scegliere prenderei sempre Piper io. Anche io, sono d'accordo con te. Qui Maru va a fare una kill importantissima, perché erano in vantaggio. Ovviamente i Clash to Hit con questa kill si portano in vantaggio i Makers, che adesso possono gestire. Infatti come vedete si sono già appartati lì, pronti per grabbare tra l'altro con Eugenio. Vediamo se arriva adesso il grab. Deve stare molto attento Maru, perché questo grab potrebbe essere fondamentale. Portarsi a casa subito un bel vantaggio potrebbe essere molto 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 importante. Qui ovviamente si devono sbilanciare i Clash to Hit. Tra l'altro guarda, loro stanno vincendo 2-1, quindi non hanno proprio fretta di muoversi. Certo, certo, chiaro. Però devono stare attenti, perché c'è anche King Nico dall'altro lato con il grab. Sì, sì, da quest'altra parte va a spaccare Vegas. E qui c'è un doppio grab. Ma quanto è stato bello questo doppio grab. Molto, molto, molto bello. Situazione sul 4-3, quindi cambia decisamente poco rispetto a prima. Sì, esatto. Vediamo qui, appena si scoprono un po', lì Maru sarà prontissimo a grabbare. Arriverà adesso, eccolo! Sì. Eccolo! Sì. Bravi. Qui Link ha rischiato, perché Link rischia di morire. Sì. Oh, Maru! Ecco qui, un altro grab. Ragazzi miei. I Makers non ci stanno. Attenzione, qui altro grabbino. 9. Attenzione, che se muore Maru qui è un macello. Ma no, niente. Non muore Maru. Mamma mia. Anzi, full 16-6. Team. Mamma mia, full team, esatto. Tripla per i Makers. Full team sul finale. Che non ci sta, non ci sta. Clash Elite si riesce a portare a casa un set, ma i Makers non ci stanno. Si portano a casa questa prima partita di ricercati. Adesso hanno il match pointer, che nel caso in cui dovessero vincere ovviamente questa seconda partita in ricercati, ovviamente andrebbero sul 2-1 per quanto riguarda i set, e quindi si porterebbero a casa la vittoria. I Clash to Hit sono chiamati a pareggiare prima, e poi in caso di pareggio ci sarà lo scontro finale per decretare chi avrà vinto questo match, e quindi chi si porterà a casa i 3 punti. Qui... Più che altro, vista la prestazione dei Makers, sarà davvero davvero dura adesso per i Clash to Hit poter recuperare. Sono d'accordo. Tra l'altro, sì, se mi ricordo bene, ma non dovrei sbagliarmi, i Clash to Hit, tra tutti i team che fino ad oggi hanno perso, erano l'unico team insieme a Totem ad essersi portati a casa almeno un set. E se li erano portati a casa proprio nella prima giornata contro i Clash, invece, i Clash Forge. Sì. E quindi adesso, anche in caso di sconfitta, si confermerebbero i primi per quanto riguarda la scaletta dei team che hanno fino adesso perso. Può sembrare una cavolata, ragazzi, ma come abbiamo sempre detto, possono fare la differenza esattamente. E qui che cosa vediamo? Scusa, vedo un Mortis. Allora, Mortis si usa in ladder, sì. Soprattutto contro i thrower. Contro Brock può fare male, però in competitive diciamo che non lo vediamo quasi per nulla. Ma io infatti ti dico che questa mappa me la faccio con Mortis, cioè, per carità, io questa mappa me la faccio con Mortis. Ma nel competitive, come stavi dicendo te, in realtà ho dei dubbi, ho delle perplessità. Vediamo, può fare kill in caso di avversari che si scoprono un po' troppo. Tipo qui Link, ma no, si copre secondo bene. Secondo me un buon tick riesce a counterare anche Mortis. Sì. E Link è un buon tick. Sì, stuolo di mine, non ci arrivi, giochi la ulti che Mortis non può evitare in alcun modo. Guarda qui, forse riesce a portarsi a casa la kill. No, ok, non ci è riuscito, però l'ha zonato, quindi mica poco. Tra le altre cose, non l'abbiamo detto, ma ovviamente la prima stella è stata presa proprio dal Mortis in partenza per quanto riguarda i Clash to Hit, quindi si trovano in vantaggio, quindi sono i Makers a dover attaccare. Qui Link forse si scopre un po' troppo. 3-0. Qui Link si è scoperto un po' troppo, addirittura qui Maru rimane con 40 di vita. Guarda con Maru. Qtsax, questo colpo da 40 di vita per Maru, secondo me se lo sognerà la notte, perché poteva fare la differenza. Attenzione qui Vegas, ma riesce a scappare, però adesso è chiuso. Adesso qui se Leandro e Link se la giocano bene. Allora, se non sbaglio dovrebbe essere vicino alla ulti. Ah, oddio. Riesce? No, non sto capendo.
Ok. Niente. Io sì. Io sì. Ragazzi miei, rubano un'altra partita. Attenzione ragazzi, cioè, ve l'ho detto, questo può essere il sogno. Quindi adesso i Makers, anche in caso di vittoria, si troverebbero in fondo al gruppo di testa. Sì, comunque. Ovviamente dobbiamo aspettare la partita degli Outsiders. Ma comunque insieme agli Outsiders, anche se gli Outsiders dovessero fare 2-0, si trovano insieme a Makers e Clash, che fino adesso hanno perso un set. Nel caso in cui invece gli Outsiders dovessero vincere, ma vincere 2-1, quindi regalare un set agli avversari, invece avremo gli Outsiders ultimi nel gruppone di testa, sì. Makers e Clash, che hanno regalato soltanto un set, secondi diciamo, e poi primi gli Outplayed, che invece hanno fatto piazza pulita in tutte le partite. Sì, hanno fatto full team sempre. Sì. Comunque, adesso veramente, che mappa andiamo a vedere, perché sono finite? Sì, quelle che abbiamo visto fino adesso di ricercare Canal sono Grande? Finite. Canal Grande sarebbe interessante da vedere. Canal Grande sarebbe molto interessante da vedere. Tra l'altro io vorrei fare una menzione speciale per i Clash Tweet, che veramente hanno vinto un set, un altro set. Tra l'altro quell'altro l'hanno vinto contro i Clash, mica poco, e anche contro i Makers. E adesso se la stanno giocando a viso aperto. Attenzione, attenzione ai Clash Tweet, signori. Soprattutto adesso che inizierà ad incontrare invece i team che hanno perso. La spacca. Sì, qua la vala spacca, signori. Vediamo un po' quello che succede. Sono curiosissimo della mappa, Io adesso sono curiosissimo della mappa e soprattutto delle comp che verranno scelte. Il Mortis alla fine ha ripagato, perché ha permesso di prendere quella prima stella, che poi ha compromesso le scelte dei Makers, che hanno dovuto pushare in un momento, secondo me, particolare. Loro l'hanno saputa gestire bene. Secondo me quel Mortis che ha pushato e che alla fine si è ritrovato lì da solo chiuso ha fatto la differenza, perché i Makers non sono riusciti a gestirla quella situazione. Incredibile. Sì, non se l'aspettavano, giustamente. Quindi si sono trovati un po' spaesati. Sì. Tra l'altro chiusi da dietro, quindi dovevano per forza scoprirsi. Esatto. Da proprio lì che hanno colpito i Clash to Hit. Quindi bravissimi, hanno giocato molto molto bene. Complimenti. E secondo me a questo punto può davvero succedere di tutto, Te l'ho detto. A questo punto può essere questo qui il sogno. E chi lo sa, magari nuova sorpresa anche dopo. Andiamo a vedere Manguste che battono gli Outsiders. Non lo so, ormai mi aspetto di tutto, ragazzi. Andiamo a vedere la mappa. Attenzione. Ma lo sai che adesso che la vedo, in realtà l'abbiamo già vista anche questa mappa. Outsiders contro i Totem. Mi ricordo perfettamente questa mappa. Assolutamente sì. E vediamo. Comunque abbiamo una prima stella questa volta presa dai Makers, quindi abbiamo una situazione ribaltata. Vediamo un Beryl, che comunque in questa mappa può essere interessante. A qui Vegas sbaglia. Può essere molto interessante Beryl. Può essere un'arma a doppio taglio, in realtà. Può essere sia la sorpresa, ma allo stesso tempo, mi stavo dicendo prima, anche un po' un'arma a doppio taglio, perché effettivamente contro due long e un tick come Leandro, che può bloccarti in qualsiasi momento. Eccolo qui, infatti non lo fa muovere adesso, non lo fa pushare. Qui Link va a rintare nuovamente. Link, guarda lì. E qui più che altro c'è Vegas chiusissimo. Sì. Allora, hanno provato a fare un po' la stessa scelta di Mortis in quell'altra mappa, nel senso che hanno provato a prenderli un po' alla sprovvista. Qui Vegas sbaglia cespuglio, tra virgolette, fa un po' ridere come cosa, ma è vera. Mamma mia, guarda lì. Eh sì, ragazzi, qui... Sì, un po' di disattenzione appunto da Barley. Guarda, ciao. Qua la scelta azzardata che hanno voluto fare in arena stratificata di Mortis l'hanno voluta riproporre con Barley in quest'altra partita, ma per adesso non sta ripagando. Ma attenzione, perché una doppia kill in cui vediamo un Link killato può riaprire completamente la partita. E attenzione, perché tutto può accadere. Secondo me non accadrà. No, neanche secondo me, ma io starei attento comunque a quel Vegas con la ulti. Vediamo un po' che cosa succede. Qua evita molto bene. Ma c'è bene. Anche Link con la ulti, Sì, qua... non avevo visto Link con il jump. Guarda qui Link. Ma che partita Link ha fatto con il jump e anche Leandro con la ulti di Link. Sì. Che partita ha fatto Link, ragazzi, con Piper. Che partita ha fatto. Bravo.